Salve a tutti. L'MSP non ha avuto vita facile a causa dei numerosissimi infortuni stagionali, tra cui il più grave è quello di Off-Samuel, che ha lasciato un vuoto importante nel centrocampo della squadra. Nelle scorse partite la formazione sembrava aver ritrovato la giusta forma, ma nonostante ciò parecchi punti importanti sono stati persi lungo il cammino. Anche gli obiettivi stagionali sono stati rivisti. 3 punti persi importantissimi nella gara scorsa giocata fuori casa contro il Fontanelice, che è riuscito a battere la squadra di Samuel per 2-1, a causa di qualche disattenzione di troppo. Questa settimana però una grande partita li attende, contro lo Junior Corticella, squadra contro cui si è infortunato proprio Samuel. Riusciranno i ragazzi di Mister Brunetti a portarsi a casa i 3 punti molto importanti per il campionato? Scopriamolo! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'MSP, signori. Settimane toste e impegnative perché purtroppo settimana scorsa, ovvero nell'ultima partita, abbiamo purtroppo perso, partita che è stata vista a spezzettoni perché purtroppo abbiamo avuto dei grossi problemi con le riprese del drone e quindi grazie a un ottimo tempismo del mio assistente da bordo campo siamo riusciti lo stesso a riprendere i gol. Oggi la musica cambia, stasera la musica cambia perché andiamo a giocare una partita infrasettimanale contro la stessa squadra in cui io l'anno scorso mi feci male e mi infortunai. Oggi spero che vada tutto per il meglio e che possa filare liscio e che i ragazzi possano giocare bene, ma soprattutto portarsi a casa questa partita. Non sarà sicuramente una partita semplice perché la scorsa volta abbiamo perso nel recupero, abbiamo il dente avvelenato perché abbiamo perso, ma sicuramente ci metteranno a dura prova. Allora stiamo andando direzione campo, speriamo bene per noi, andiamo a ascoltare il discorso del mister e poi ci vediamo direttamente in campo. A dopo, signori, let's go. Dai, datemi 3 minuti, oh. Il bello di fare allenamento il giorno prima è questo, che non c'è tanto, non c'è niente da dire. Cioè niente da dire perché ci siamo andati tutti tutto ieri, quindi sia sotto l'aspetto caratteriale della partita e anche tattico penso che l'abbiamo preparata. Poi a livello tattico andiamo a vedere loro come giocheranno e poi vediamo le uscite difensive come le andiamo a farci. Perché bisogna scendere in campo motivati, cattivi, ma allo stesso tempo il giocatore, come dico io, un po' esperto dopo tante partite, deve capire che poi quando l'arbitro fischia, buono, non conta più un cazzo, cioè conta solo fare prestazione. Poi a fine partita neanche la luce. Siamo, ecco qua! Obiettivo categorico per l'MSP portare a casa questi 3 punti. Buonasera dal vostro Pipega. Anche oggi seguiremo il match dell'MSP, quest'oggi contro lo Junior Corticella in quel di Calderino, in casa dell'MSP. Ancora orfano del nostro Off-Samuel. Partita troppo importante, partita che sicuramente ci regalerà emozioni, per cui mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Partiamo dunque subito con questa partita, con un lancio lungo da parte di Simone Pechini, la battaglia in mezzo al campo subito aggressivo dopo già un minuto l'MSP, il pallone sull'out di sinistra, attenzione, parte il cross all'interno dell'area, cross completamente sbagliato, rimessa dal fondo per lo Junior Corticella. Ancora l'MSP sull'out di destra, il pallone verso Bartolini dentro 1-2, cercato con Goyormella.
buonissima l'intervento poi della difesa che recupera il pallone, dunque rimessa laterale per lo Junior. Attenzione però un giocatore dello Junior Corticella che mi pare si sia fatto male durante lo scontro proprio dall'interno dell'area di rigore del Corticella, quello che si tocca il ginocchio, piccolo problema per lui, speriamo nulla di grave. Infatti torna in campo, calcio di punizione con il rilancio lungo da parte del portiere in direzione di Scarpuzza. Buona intervento, buonissimo della retroguardia ancora dell'MSP, ma recupera ancora il Corticella. Prova a sfondare sul lato di destra, parte il cross, anche questo come nell'occasione dell'MSP si perde sul fondo. Giro palla all'interno del tre quarti campo dello Junior, ancora il pallone all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi l'attaccante dell'MSP, pallone che però si perde ancora una volta sul fondo. Prova a tessere la propria trama lo Junior Corticella partendo da dietro, ancora lo Junior, ancora sull'auto di sinistra, funziona bene la catena di sinistra dell'MSP, questa volta c'è un calcio di punizione per lo Junior sulla tre quarti campo. Attenzione, parte il cross all'interno dell'area di rigore, ottima ancora la chiusura da parte della difesa dell'MSP che sembra aver ritrovato la solidità di un tempo. Simone Pechino, il rilancio, ancora il pallone sull'auto di sinistra, entrambe le squadre continuano ad attaccare sull'auto di sinistra, dentro il pallone per Rinek in mezzo al campo, cerca di gestire. Ora sull'auto di destra parte ancora una volta il cross, molto facile per il portiere acchiappare questo spiovente da tre quarti campo. Ancora l'MSP è ancora sull'auto di sinistra, parte il cross sul secondo palo, il colpo di testa, la sponda dentro l'area, mi sembra che ci sia stato un brutto scontro, ancora una volta giocatori per terra, direttore che fa entrare subito, sempre molto pericoloso questo genere di azioni. Ancora il rilancio di Simone Pechini, il colpo di testa in direzione di Licciardo, ancora di testa il numero 11, buono la sponda, il pallone per Goiormella, c'è tutto solo Licciardo, parte il cross, liscia Licciardo, occasione veramente importantissima al 29esimo, ottimo il pallone di Goiormella, bellissimo il cross tagliato all'interno dell'area, non riesce a concludere la punta dell'MSP. Ancora MSP, ancora sull'auto di sinistra, il cross da tre quarti in direzione di Bartolini, ottima la sponda, prova il dribbling il nostro Goiormella, poi un tiro da fuori da parte di Inek, arbitro però che ravvisa il fuorigioco, ma MSP che al 34esimo si fa ancora vedere. 41esimo, il colpo di testa di Goiormella che però commette fallo, punizione dunque per lo Junior Corticella che manca con Arbizzani il cross, ancora il pallone per Arbizzani, la chiusura ancora della difesa dell'MSP, il rilancio, Bartolini sbattaglia, cerca di mantenere la posizione, molto bravo Bartolini a utilizzare il proprio fisico imponente. Ancora il pallone per l'MSP, giro palla difensivo. Pallone filtrante dentro per Goiormella che sbaglia il controllo. 45 minuti sul cronometro. Ancora l'MSP, forse con l'ultima azione del primo tempo, con un cambio gioco sull'auto di destra, il colpo di testa tentato in sponda. Goiormella che combatte, Goiormella dentro l'area, ancora sul mancino. L'appoggio, poi il cross ancora in direzione Goiormella, poi parte il tiro da parte del numero 4 che però finisce sul fondo e l'arbitro decreta dunque la conclusione del primo tempo e la fine delle ostilità, almeno per ora, in attesa del secondo tempo che sicuramente ci riserverà altre emozioni. Fine primo tempo ragazzi, 0-0, partita bloccata che in realtà poteva essere sbloccata grazie alle tre occasioni da gol nitide che abbiamo avuto. Abbiamo fatto benino fino a qui perché alla fine non abbiamo concesso neanche tanto agli avversari, però partita bloccata che secondo me la prima squadra che riuscirà a segnare
forse si porterà a casa la partita. La vedo veramente, veramente dura, anche perché la classifica non ci giova e siamo a rischio e un bel po'. E allora, signori, speriamo bene per noi in questo secondo tempo. A dopo, let's go! Siamo dunque giunti all'inizio del secondo tempo con l'MSP che batte il calcio d'inizio ancora con il risultato fermo sullo 0-0. Giulio Remella che sbattaglia all'interno della metà campo, poi buonissimo il pallone sempre sull'auto di destra in apertura, parte il cross da parte dell'esterno, ancora Bartolini che cerca la sponda, molto bravo ancora questa volta Licciardo, prova il gioco di gambe, il tocco dietro, prova il tiro da parte del numero 6 dell'MSP che però non raggiunge l'obiettivo. Qui ancora Scarpuzza dentro per lo Junior in contropiede, attenzione, parte il tiro, ottima la chiusura da parte della difesa, ancora il tiro da parte del numero 10 se non erro, che però si perde ampiamente sul fondo. Buona qua l'occasione, buona la trama con Scarpuzza che lavora ottimamente il pallone. 51 primi, il pallone per l'MSP. Si cerca sempre il gioco di sponda di Bartolini che sta facendo un ottimo lavoro con questo bellissimo filtrante all'interno dell'area, ottima ancora la chiusura da parte della difesa dello Junior Corticella. 54esimo, rimessa laterale per lo Junior, cerca la sponda Scarpuzza, buonissima ancora la chiusura da parte della difesa che ritorna nei piedi del suo portiere Simone Pechini. Ancora il giro palla, non c'è pressione, poi il lancio lungo in direzione dell'esterno, il pallone per Goyormella che salta un uomo, ne salta due, pallone sul mancino, Goyormella! È un gol da fenomeno! Quello di Luca Goyormella, veramente un capolavoro di mancino, salta un uomo all'interno dell'area, si sposta il pallone sul sinistro, forse una leggerissima deviazione, il portiere che però non può fare nient'altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete, veramente un gol di pregevole fattura. L'MSP finalmente in vantaggio. 57esima, ancora l'MSP che però non si ferma, dentro per Bartolini, ottimo il dribbling, il tiro assolutamente da rivedere, fa buona guardia il portiere della squadra ospite che adesso rilancia in direzione di Scarpuzza, qui probabilmente un fallo, infatti viene fischiato, parte il calcio di punizione all'interno dell'area, ancora buona la chiusura da parte della retroguardia dell'MSP, quello che poi si perde sul fondo con un tiro con poche velleità. Recupera ancora il pallone l'attacco a due tra Bartolini e Goyormella, poi Bartolini con un tiro da fuori che sorprende anche me. Buonissima ancora la parata del portiere dello Junior Corticelli. 70esimo, ancora lo Junior che sta cercando di trovare lo spunto corretto per il pertugio corretto per il pareggio. Qui però attenzione, un altro giocatore a terra e mi sembra parecchio dolorante. Non vedo chi è, forse Inek, il numero 7. Attenzione, tutte le due squadre sono intorno al giocatore e la situazione mi sembra assolutamente grave. Sembra si toccasse la spalla, non vorrei gli fosse uscita la spalla. Sembra molto dolorante, non muove la spalla, non muove assolutamente la spalla. E tira pugni per terra, addirittura mi sembra veramente tanto dolorante il numero 7, ripeto se non erro. Squadre che intanto continuano a rimanere calde in attesa dell'arrivo degli operatori. Ragazzi, quest'anno non ce la possiamo proprio fare. Quest'anno non ce la possiamo veramente fare. L'ennesimo infortunio grave durante la partita di campionato, ragazzi. L'ennesimo infortunio gravissimo. Adesso è arrivata l'ambulanza che l'ha portato fuori. Non è l'ennesimo infortunio che ci è capitato. Che sfiga. Quest'anno
Speriamo di buono. Ragazzi, parte gli scherzi, speriamo bene per Inek, bene, che si possa riprendere. Adesso sicuramente è andato in ospedale, e un grosso in bocca al lupo a lui e per la spalla dovrebbe essere. Penso sia uscito dopo un contrasto di gioco la spalla e purtroppo niente. Sarà dura, stringiamo i denti, 1-0 per noi, gran gol di Goyormella, ma vediamo un attimino come andrà a finire la partita. Si ricomincia dunque da una rimessa laterale del Junior Corticella, subito all'interno dell'area di rigore, prova il colpo di testa, Scarpuzza, il pallone che però arriva nei piedi di Simone Pechini, poiché è stato commesso un fallo in attacco, 75esimo. Sempre il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. La rete, ricordiamo, da parte di Luca Goyormella, con un capolavoro di Mancino, un bel tiro a giro sul secondo palo che nulla ha lasciato al portiere avversario. Parte il cross, esce Simone Pechini con un pugno, poi lob all'interno dell'area, che però viene ancora una volta prontamente difeso. Però qui c'è un calcio di punizione proprio sulla tre quarti, sull'out di destra. Parte il cross di Mancino, il colpo di testa, e Simone Pechini inizia al 77esimo a mettere la propria firma nel match. Poi ancora il calcio d'angolo successivo alla parata di Simone Pechini, bravissimo, molto attento al portiere. Ancora una volta però scontro all'interno dell'area. Veramente una partita ricca di episodi, non cattiva sicuramente, ma ricca di episodi di contrasti che portano, hanno portato ad infortuni. Adesso 83esimo, l'MSP che cerca lo spazio che in questo momento il Junior Corticella gli sta lasciando proprio per andare a ricercare il pareggio. Ancora calcio d'angolo da parte dell'MSP, parte il cross sul secondo palo, stop ancora Luca Goyormella, poi la sponda ancora verso Luca Goyormella con il destro, parte il cross, la chiusura in calcio d'angolo. Calcio d'angolo provato, subito il tiro, Luca Goyormella ha cercato la doppietta proprio da direttamente a calcio d'angolo, ci riprova nuovamente, il problema è che questa volta però non si alza. 85esimo minuto, sempre 1-0. Siamo rientrati ormai dunque nel 90esimo minuto di gara. Ci prova forse con le ultime speranze lo Junior Corticella, ma ancora fa ottima la retroguardia dell'MSP che chiude ancora una volta. Ma ci prova il Corticella, qui è un momento di poca lucidità, poi probabilmente un fallo fischiato. E mi sembra che, attenzione, un po' di nervosismo all'interno del campo di gioco, forse stanno volando qualche parolina di troppo. Un po' di tensione questa partita, comunque molto importante per entrambe le squadre. Ancora uno scontro tra Simone Pechini e probabilmente l'attaccante, un attaccante da parte dello Junior Corticella, ma l'arbitro fischia alla fine delle ostilità. 1-0 MSP, e qui vediamo però che in tribuna c'è un parapiglia, arriva addirittura Scarpuzza a cercare di sedare la situazione veramente brutta, quindi che non dovrebbero mai mostrarsi all'interno di un campo da gioco, ma neanche sugli spalti. Veramente tanto, tanto, tanto nervosismo tra queste due squadre, che diciamo hanno anche uno storico. Dispiace vedere sicuramente delle scene del genere, vedo addirittura giocatori che sono usciti dal campo per cercare di alleviare questa situazione, che probabilmente saranno volate qualche parola di troppo. Noi da qui non riusciamo a comprendere, a capire. Veramente immagini che si commentano da sole. Un saluto dal Pipega, un saluto per questa partita vinta dall'MSP 1-0, la rete di Luca Goyormella, nonostante continuino momenti di tensione. Ragazzuoli, mamma mia, che cosa è successo?
Ragazzi, cioè io non ci posso credere, è successo di tutto. Nel secondo derby di campionato era una partita non sentita ma di più. E si è visto sia in campo e anche fuori dopo quando è finita la partita. Un altro centrocampista che perdiamo durante la stagione e quindi è ancora più tosta per noi, perché oltre a me, oltre a rotta in stampelle, perché traina, si è rotto il quinto metatarso, traina il ginocchio, cioè adesso abbiamo anche l'infortunio di Inek, è successo a lui oggi, ironia della sorte, stessa squadra signori e stesso giorno. Oggi è mercoledì 6 marzo contro la stessa squadra contro cui io all'andata mi feci male, ragazzi. Mercoledì 1 novembre, me lo ricordo. Mercoledì 1 novembre e io il 6 mi sono operato. No. Arrivati a questo punto, mi sa che è tempo e l'ora di tesserare Gilbert e Sergio. Farei entrare il DS dell'MSP per un commento tecnico su questa partita e su tutto quello che è successo, partendo anche dal gol nostro che è un po' lavoro di Goglio. È stata fatta una gran partita, ma una gran bella, una prestazione che quest'anno secondo me è una delle migliori. Sì. Visto i ragazzi in campo, hanno lottato su tutti i palloni e tutto. Secondo me se giochiamo tutte le domeniche con questo piglio, con questo garbo, cioè riusciamo a fare il nostro campionato. Purtroppo ci sono state delle partite in cui tutti, io compreso, abbiamo sbagliato tutto e purtroppo è andato così. Vanno dopo infortuni su infortuni, dobbiamo dire va bene come ci sta andando. Sì. Purtroppo dobbiamo lottare fino all'ultima giornata. Una guerra. Naturalmente ci dissociamo da tutto quello che è successo extra campo, perché queste cose non devono accadere e non possono succedere, perché si tratta sempre e comunque di una partita di calcio. E quindi per una partita di calcio non si può finire in rissa, ma soprattutto non ci si può alzare le mani. Ricordatevelo sempre, ragazzi, perché siate coscienti e consapevoli di quello che fate, mi raccomando, che è importantissimo. Detto questo, signori, partita pazzissima nel quel dell'MSP. Ce la faremo. Ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio. Forza dell'MSP MSP. È tutto. Ciao, ragazzi. Dai, ragazzi, ciao. Vediamo!